Queste immagini, gentili telespettatori sportivi, si riferiscono alla 22esima edizione da Piazza a Piazza. Queste sono le immagini della città di Prato, che ospita come sempre partenza ed arrivo di questa prestigiosa manifestazione, ritenuta la più impegnativa tra le gare di mountain bike e di gran fondo che si svolgono in Italia. Ed eccoci dunque nuovamente per un'altra edizione, ancora una volta organizzata dall'Avis Verag di Prato in collaborazione con Nencini Sport, Eco Bike Travalle, Lenzi Bike Prato, oltre che la Lega Ciclismo UISP e la Federazione Ciclistica Italiana. Sponsor nuovi anche per questa manifestazione, e allora naturalmente soddisfazione sicuramente da parte degli organizzatori, magari un po' meno perché rispetto all'ultima edizione, quella del 2009, firmata dal corridore venezuelano Mario Alberto Rocas, appunto qualche iscritto in meno, ma non poi più di tanto, mentre siamo con le immagini in piazza del Duomo a Prato, sede tradizionale per la partenza di questa manifestazione lunga 91 chilometri, parliamo naturalmente della marathon, del percorso lungo, mentre comunque ci sono 52 chilometri anche per quanto riguarda il percorso medio. Con noi Massimo Tofani, uno degli organizzatori ormai da sempre di questa manifestazione, che vede la presenza, come si può vedere, di tanti bikers che stanno in questo momento preparandosi, entrando nelle griglie di partenza. Allora Massimo, ho parlato di qualche iscritto in meno, ma di qualche sponsor in più, potrebbe essere anche questo lo slogan della 22esima edizione? Sì, sicuramente qualche iscritto in meno, che è stato un po' la causa di alcune scelte di alcuni circuiti che hanno un attimino abbassato il loro numero di iscritti degli abbonati, e le condizioni meteo che nella settimana non lasciavano presagire niente di buono. Poi abbiamo avuto fortuna perché abbiamo avuto gli unici due giorni veramente buoni di tutto il periodo, quindi da questo punto di vista è stato una cosa importante. Poi sì, degli sponsor nuovi, in particolar modo in questo momento voglio rammentare Panorama, che ci ha affiancato e ci ha sostenuto in maniera importante, oltre chiaramente al gruppo SESA dell'amico Vanni, che ancora una volta sono sempre al nostro fianco. Bene, intanto avete visto il presidente di giuria, che è il pratese Maurizio Colligiani, avete visto anche alcuni degli atleti più attesi in questa competizione da piazza a piazza, ad iniziare da Francesco Casagrande, l'ex professionista che si cimenta da un po' di tempo in queste gare e le ha vinte anche, è uno sicuramente dei concorrenti più quotati, più attesi in questa prova, così come il venezuelano Rocas, il vincitore appunto della passata edizione, che tra l'altro sta attraversando un ottimo periodo di forma e che gareggia nel Team Focus di Montemurlo. Bene, intanto vediamo la partenza proprio da Piazza Duomo, sono oltre 500 i concorrenti alla partenza comunque anche per questa edizione 2010, le ultime 10 edizioni da piazza a piazza firmate da Rosati nel 2000, poi da Ferruzzi, da Dami, quindi la tripletta di Morelli, il successo di Alberati, quello di Lazzaroni, Zaglio nel 2008, l'anno scorso come abbiamo detto Rocas, mentre tra le donne, e ce ne sono diversi anche quest'anno alla partenza, le ultime tre vincitrici Roberta Gasparini, parliamo del lungo, Lorena Zocca, e l'anno scorso Cristina Roberti. Tra l'altro proprio Rocas, uno dei favoriti anche quest'anno di questa prova, detiene il record di questa manifestazione in 3 ore 47 minuti e 26 secondi. Ma parliamo di percorso, visto che in questo momento i concorrenti sono già impegnati sulle colline che sovrastano la città di Prato, un percorso che avete in pratica mantenuto, Massimo? Sì, no, l'abbiamo mantenuto perché offre delle ottime garanzie sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della sicurezza. Riusciamo a dislocare molto bene le 8 ambulanze della Misericordia lungo il percorso, quindi da questo punto di vista, almeno che non nascano dei nuovi percorsi che attualmente non ci sono, rimaniamo su questa condizione. Ci dispiace che la parte finale non sia, quando ci sono queste condizioni meteo, particolarmente praticabile, perché ci sono molte pozze
e quant'altro, però insomma tutto non si può avere, comunque è sempre mountain bike. Ecco, ci piace ricordare un altro aspetto di questa manifestazione, quello della solidarietà. Anche quest'anno 50 centesimi del costo dell'iscrizione di ogni concorrente saranno devoluti, mi pare, a un altro progetto. Sì, al progetto dell'UNICEF, perché ci sentiamo sempre legati a queste cose, venendo da un'associazione che fa capo all'AVIS, quindi il discorso della donazione del sangue e della solidarietà. Qui vediamo c'è già un bel po' di bagarre, sempre su per la fattoria di Avello, vediamo un po' dove stanno andando. Ecco, la pioggia dei giorni scorsi sicuramente ha reso questo tracciato ancora Quanto sono? più impegnativo. Sì, no, impegnativo perché grazie al cielo qui ancora no, perché il fondo è buono, qui siamo ancora già sul percorso corto, sulla salita di Mezzana che è veramente una salita spacca gambe, quindi però come si vede il fondo qui è abbastanza buono. E dopo questa salita che comincia il tratto più impegnativo dal punto di vista del fango e tutto quanto. Bravi, Sì. bravi. Parlavo in sede di presentazione del sostegno che avete ricevuto come Avis Verag di Prato da altre società che si occupano del settore come Nencini Sport, ho citato Ecobike Travalle, Lenzi Bike, ma ci sono anche le istituzioni, vogliamo ricordare appunto il patrocinio dei comuni interessati, Prato, Vaiano, Vernio, Cantagallo, la collaborazione del CAI e quella dell'amministrazione provinciale di Prato. Sicuramente anche l'amministrazione ci sta sempre un po' venendo più incontro, anche perché ormai questa manifestazione non è più a carattere provinciale o addirittura regionale, ormai siamo andati oltre la regione, quindi tante persone vengono ormai da tutta Italia. Quest'anno mi piace anche citare la presenza di ben 10 sardi che venivano dalla Sardegna, quindi è anche la possibilità di far conoscere il nostro territorio, la manifestazione. Senti, da piazza a piazza anche quest'anno nel circuito valevole per la Coppa Toscana. Ecco, su questa manifestazione, su Parte. questa Coppa Toscana abbiamo ascoltato anche in passato qualche parere contrastante. Si potrebbe, voglio dire, gestire forse ancora meglio. Sì, sicuramente la Coppa Toscana quest'anno ha avuto un calo di abbonati dovuti a forse delle scelte un attimino da rivedere e per il prossimo anno stiamo già parlando di riguardare un attimino il regolamento. Invece per la Hill Cup sta andando tutto bene. Qui abbiamo visto i primi che erano Casagrande, i due della Focus, Rojas, Michel Ramedina, ho visto anche Spadi e Fanelli. Qui vediamo gli apripista, anche loro molto, molto utili. E su in alto anche un po' di nebbia. Un po' di nebbia sulle cavalle, qui siamo proprio sulla cima ormai delle cavallaie, sembra quasi novembre da un certo punto di vista, però insomma. Anche è anche vero che le condizioni alla fine sono quasi buone perché comunque non era caldo, lo scorso anno era già più caldo, quindi da questo punto di vista, a parte il fondo, sono convinto che i ciclisti non hanno sofferto di altre cose. E intanto già in questa prima parte della 22ª edizione da piazza a piazza si fanno notare gli atleti favoriti, quindi ha Burzi Vega. citato la coppia della Focus, i due venezuelani, ma poi naturalmente Francesco Casagrande, poi c'è Ivan Fanelli, un altro atleta che sicuramente è uno dei più attesi in questa competizione. Parliamo anche dei vari servizi che erano stati predisposti. Avevate predisposto lungo il percorso, soprattutto dei tanti volontari che vi hanno dato mano, sappiamo di uno sforzo notevole in pratica sul crinale che stanno percorrendo in questo momento gli atleti, poi su quello della Calvana, eravate davvero in tanti. Sì, eravamo più di 100 lungo il percorso, abbiamo allestito ben 7 punti di ristoro e poi niente, ripeto, il grande sforzo anche della Misericordia che è diventata veramente una nostra partner con ben 8 ambulanze dislocate lungo il percorso e un centro all'arrivo per il primo soccorso che grazie al cielo è stato anche poco utilizzato, quasi punto.
Se leggiamo il Deplian illustrativo di questa 22esima edizione da piazza a piazza, questa gran fondo di mountain bike con partenza da Piazza del Duomo a Prato e conclusione nella zona del Viale Galilei, in pratica lungo l'argine del fiume Bisenzio, vogliamo ricordare che è valevole anche per il trofeo Lega Ciclismo WISP, per il trofeo Provincia di Prato, per il trofeo Nencini Sport, per il trofeo Memorial Giuliano Righini. Mentre, come ci diceva Massimo Tofani, che ci aiuta in questo commento, quest'anno l'entrata di uno sponsor significativo, importante come Panorama, accanto comunque ad altri fedelissimi sponsor, parliamo appunto della Sesa, come già ricordava Tofani, ma naturalmente altre aziende che vi piace ricordare perché vi hanno dato un notevole apporto. Sì, sicuramente Tecnotenda, Outwet, Cicli Coppini, a ruota libera, e Lenzi Bike ancora per quanto riguarda l'aiuto per le premiazioni. Questi sono stati un po' i nostri partner privilegiati, diciamo in questa maniera. Ecco, dopo i sentieri nella zona delle Cavallaie hanno trovato anche l'asfalto, lo stanno percorrendo in questo momento coloro che sono i protagonisti, le maglie della Focus che stanno facendo in questo momento l'andatura. Eccolo qua Francesco Casagrande in terza posizione, la maglia gialla quella poi della Giordana con naturalmente Fanelli, poi anche un altro ex professionista che già dall'anno scorso si cimenta nelle gran fondo, vale a dire Emanuele Spadi, il pistoiese che corre sempre nella Focus, e questo team che sta ottenendo affermazioni e che anche quest'anno cerca di vincere, diciamo così, sui sentieri di casa, visto appunto l'appartenenza, come abbiamo detto, come sede sociale alla zona di Montemurlo. Quindi i più forti già alla ribalta. Era inevitabile, Massimo. Sì, qui c'è il forcing sulla salita di Foggiole.